La raccolta differenziata non è sempre così intuitiva. Pensate a tutte quelle volte in cui vi siete chiesti quale fosse il bidone adatto senza riuscire a trovare una risposta. Ad aiutarvi, fortunatamente, ci pensa un'applicazione. Ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Si chiama Junker l'applicazione italiana dedicata alla raccolta differenziata. Un piccolo software creato da un gruppo di ingegneri ed informatici che, viaggiando molto per lavoro, si trovava a dover imparare ogni volta il modello di raccolta differenziata del nuovo comune. Il sistema creato dall'azienda Junco si basa su un elemento presente su tutti i prodotti, il codice a barre. Scansionando quindi il codice di un prodotto, Junker lo riconosce, lo scompone in materie prime e vi indica in quale bidone vanno gettate le varie parti. Ma facciamo un passo indietro. Come si usa effettivamente questa applicazione? Prima di tutto dovete scaricarla dal Google Play Store o dall'App Store. Una volta avviata dovrete creare il vostro profilo e permettere all'applicazione di accedere alla posizione. Niente panico, la geolocalizzazione serve solo a capire in quale città vi troviate, così Junker potrà segnalarvi il calendario della raccolta dei rifiuti ed indicarvi le isole ecologiche e i punti adatti allo smaltimento di abiti usati, pile e medicinali. Attenzione però, non tutte le città italiane hanno aderito a Junker. Questo però non significa che non potete utilizzare l'applicazione. Sì, è vero, non avrete a disposizione il calendario settimanale dei ritiri, ma potrete comunque usare il codice a barre per capire dove gettare i vari prodotti. Per farlo vi basta cliccare sul barcode, avvicinare l'oggetto alla fotocamera dello smartphone e attendere pochi attimi per avere un riscontro. Cosa succede se l'applicazione non riconosce il prodotto? Tranquilli, Junker mette a vostra disposizione un database che include oltre 1 milione di prodotti, ma anche una tradizionale casella di ricerca con circa 1000 oggetti generici. Qui ad esempio trovate i prodotti da imballaggio oppure tutti quegli utensili privi di codice. Esiste anche un ulteriore metodo per capire qual è il bidone giusto, ossia analizzare i simboli del materiale. Junker è in grado di riconoscerne oltre 40, una funzionalità assolutamente unica che distingue questa applicazione da tutte le altre presenti sul mercato. Junker è totalmente gratuito, sia per Android che per iOS, quindi correte subito a scaricarla. Direi che anche per oggi è tutto. Io vi ricordo di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Se invece avete dubbi oppure volete qualche consiglio tech, non esitate a contattarmi sulla mia pagina Facebook. Ciao!